Bene, dopo la lezione precedente, le tre lezioni precedenti, abbiamo visto l'introduzione storica al concetto di relatività, che abbiamo visto a radici molto lontane. Oggi ci occupiamo, entriamo un pochino più in argomento, tra virgolette, tecnico, e ci occupiamo della cinematica relativistica. Ok? Queste sono le solite sorgenti dell'immagine. E rivediamo velocissimamente cosa si intende per principio di relatività galileiano e come è stato modificato nell'ambito della relatività di Einstein. Uno, forse se io dovessi fare una spremuta di meccanica classica e dovessi estrarre un solo principio, questo sicuramente è quello che contiene più informazione scientifica di tutta la meccanica classica, cioè il principio di relatività. Non è possibile mettere in evidenza con nessun esperimento di qualsivoglia tipo il moto assoluto, ha solo senso fisico il moto relativo. Perché? Perché le leggi della fisica sono le stesse in tutti i sistemi inerziali, cioè quelli nei quali vale il principio di inerzia. Questi sono i sistemi inerziali, sono quelli nei quali, che sono l'uno diverso dall'altro perché l'uno rispetto all'altro è in moto relativo uniforme, moto rettilineo uniforme. Qui andava messo un vettore. Se la velocità è vettorialmente costante, okay, due sistemi derivativi di questo tipo, inerziali di questo tipo, danno esattamente la stessa descrizione di qualsiasi fenomeno naturale. Okay, quindi il moto assoluto non è rilevabile. Questo fenomeno, questo principio, nell'ambito della fisica classica funziona, ma funziona fin tanto che le velocità sono sufficientemente piccole. Si è scontrato storicamente con un altro grande sintesi della natura, quella operata da Maxwell sull'elettromagnetismo che è stato fuso con l'ottica, cioè le leggi dell'elettromagnetismo permettono di prevedere l'esistenza di perturbazioni nei campi elettromagnetici che si muovono con una certa velocità. E quindi il fatto che quelle onde si muovono con una certa velocità, che è misurabile, prevedibile, calcolabile, viola il principio della relatività galileiana, perché? Perché se la velocità della luce è quel tot valore, qualsiasi altro sistema di riferimento in moto rispetto a questo sistema ne misura uno diverso. Il tentativo di misurare questa velocità di, se volete, trascinamento rispetto al sistema in cui valgono le equazioni di Maxwell, è stato fatto da Michael Sommermoyer, ha dato risultato negativo e gli è fruttato il Nobel. Come interpretare questo punto? Questa è una delle cose più difficili, ha richiesto decine d'anni di lavoro e non c'è niente di più difficile di spiegare ciò che non c'è. La interpretazione è quella più semplice del mondo, ad opera di Einstein, è quella, beh, se non posso misurare la velocità di trascinamento o relativa rispetto a quel sistema di riferimento, vuol dire che in tutti i sistemi di riferimento la velocità della luce è la stessa, cioè è un'invariante. E questo è un principio affiancato a quello di Galileo. Questi due principi affiancati formano la base, il fondamento della relatività speciale. Speciale cosa significa? Significa relativa ai sistemi di riferimento inerziali. Ok, questo comporta che il fatto di affiancare al vecchio principio di Galileo, quello introdotto da Newton, l'invarianza della velocità della luce, se una velocità è invariante, necessariamente questo cambia i concetti di spazio, di tempo, di massa e di energia. Cioè le categorie del pensiero più fondamentali con le quali interagiamo con la natura. Quindi cambia il modo di vedere l'intero universo. Per questo Einstein è così famoso ancora adesso, perché non ha scardinato, per capirci, perché la meccanica newtoniana è ancora utilizzata in determinati ambiti. In realtà è andato più in profondità. Per capire meglio la natura è necessario ampliare la mente. Parla più elastica ed è per questo che siamo qui. Cominciamo col tempo. Vi ricordate su quali sono le leggi per passare da un sistema di riferimento inerziale ad un altro nell'ambito della meccanica di Newton e di Galileo? Le famose trasformazioni di Galileo prevedono che il tempo sia lo stesso in tutti i sistemi di riferimento. Questo viene preso come ipotesi. Perché? Perché è un'ipotesi che tutto sommato funziona, cioè non c'erano evidenze sperimentali del fatto che la contraddicessero, ed è quella più semplice. Quindi non aveva svantaggi.
Il principio relativistico nuovo, quello di Einstein, in realtà mette in crisi profondamente questo. Perché? Allora, adesso cerco di essere abbastanza lento. Se vi perdete qualche passaggio, fermatemi e ditemelo, perché è fondamentale. Perché questo è il primo scalino. Immaginate uno stesso processo visto da due sistemi di riferimento diversi. Qui abbiamo una persona, osservatore B, fermo a terra, diciamo sul binario della stazione, e un osservatore A a metà strada, in centro un vagone che si sposta verso destra, con una certa velocità, quale che sia non ci importa. Immaginiamo che a un certo istante si accendano le due lampadine ai due estremi opposti del vagone, la lampadina numero 1 e la lampadina numero 2. Okay? L'osservatore B che sta fermo sul binario vede arrivare ai suoi occhi i due raggi di luce simultaneamente. Lo raggiungono nello stesso istante. Vedete, questi due archetti rappresentano il fronte d'onda della luce. Arrivano a lui nello stesso istante. Lui cosa dice? Per l'osservatore B le due lampadine si sono accese nello stesso istante. Ci sono due eventi simultanei. Chiamo due eventi simultanei se nel mio sistema di riferimento questi hanno la stessa etichetta temporale. Cioè accadono quando il mio orologio segna lo stesso tic, per capirci. Ok? Ma se ragioniamo nei termini dell'osservatore A, la persona, la viaggiatrice seduta in mezzo al treno, questo si sposta verso il fronte d'onda della luce B, della luce 2, scusate. Quindi il fronte d'onda della luce 2 la colpisce prima, arriva prima della fronte d'onda della luce 1. Perché? Perché lei gli va incontro, tra virgolette. Ok? E quindi l'osservatore A che viaggia sul treno dice: eh no, caro mio, la lampadina 2 si è accesa prima della lampadina A. E non c'è ombra di dubbio che questo sia corretto. Lei vede fisicamente accendersi prima la lampadina 2. Per cui la simultaneità non è più un assoluto. Dipende dal sistema di riferimento. Ciò che è due eventi possono essere simultanei per me, fermo sul binario del treno, ed essere non simultanei, cioè avvenire in tempi diversi, per chi si sposta, per chi viaggia. La simultaneità non è più relativa. Perché? Perché in entrambi i sistemi di riferimento la velocità della luce è la stessa. Quindi l'osservatore A afferma che la lampadina 2 si è accesa prima perché? Perché la velocità della luce è la stessa. In un contesto classico, forse è meglio rivederlo prima in questo modo, ci diamo la frittata. Se fosse vera la relatività di Galileo e di Newton, okay, allora lei dice, l'osservatore B direbbe le stesse cose. L'osservatore A direbbe, ma nel mio sistema di riferimento la luce che viene dalla lampadina 2 è più veloce, perché le due velocità si combinano, no? Perché io, la luce del fronte d'onda viene verso di me, siccome io mi avvicino al fronte d'onda, la velocità del fronte d'onda che arriva verso di me è V, velocità del treno, più C, mentre la velocità del fronte d'onda che viene da dietro, dalla lampadina 1, è C meno V, quindi io sì vedo la lampadina accendersi prima, però in realtà sono partite nello stesso istante. Perché nel suo sistema di riferimento la velocità della luce sarebbe diversa. Ma in realtà non è così. La velocità della luce è la stessa. Per cui se lei dice io vedo prima la 2, ne deduce che la 2 si è accesa prima. Non che lei sta andando incontro al fronte d'onda della 2 e quindi la vede prima, anche se sono simultanei. Quindi mentre la simultaneità, cioè mentre nel sistema newtoniano vale questo principio, i tempi sono gli stessi, ciò che è simultaneo per un osservatore lo è per tutti quanti, in un contesto relativistico questo non lo è più. Ci sono eventi che sono simultanei per un osservatore, ma non lo sono per un altro. La simultaneità diventa un concetto relativo. Che significa relativo? Significa che dipende dal sistema di riferimento. Attenzione, perché le parole sono importanti. La frase molto comune, si sente molto dire spesso, tutto è relativo, non ha niente a che fare con la teoria della relatività.
è un modo di dire che non ha fondamento fisico. Perché? Perché la teoria della relatività è una ricerca di ciò che è assoluto, cioè di ciò che è invariante. Il nome teoria della relatività non è stato da Einstein. Einstein la chiamava teoria degli invarianti, di ciò che è lo stesso in tutti i sistemi di riferimento. Lo scorrere del tempo non è più un invariante, ma non è che non esistono più cose invarianti. Infatti si basa su un invariante, C è un invariante, C è un assoluto. Okay? Non confondete, cioè, ahimè, nel linguaggio comune si usa spesso dire tutto è relativo, questo è falso. Non c'è niente di più contraddittorio rispetto alla teoria della relatività, che nasce dalla ricerca che ciò che, di ciò che non dipende dal sistema di riferimento. Attenzione. Ok? È tutto chiaro fin qua? Questo è un nodo importante. Lo stesso modo, a cui c'è una piccola simulazione, presa anche questa dall'Open Source Physics, in cui vediamo quello che abbiamo appena detto. Ci sono due sistemi di riferimento, SS', uno con l'asse verde e uno con l'asse rosso. Qui stiamo vedendo rispetto al sistema di riferimento fermo, quello del binario, però per capirci, e la luce arriva nei due estremi simultaneamente. Se invece cambio il sistema di riferimento, io vedo l'osservatore 2, quello che si è a sinistra, arriva, come si sposta verso destra, gli arriva la luce prima dell'altro. Quindi due eventi, la luce viene percepita dal ricevitore a sinistra e a destra, che sono simultanei in un sistema di riferimento, non lo sono più nell'altro. Avvengono in tempi diversi. Okay, questo è analogo all'esperimento prima del. Quindi sono esperimenti ideali che si possono fare però fisicamente, ma che già dal punto di vista del principio illustrano quali sono gli effetti del nuovo principio della relatività, quello di Galileo, integrato con quello dell'invarianza della luce. C'è di più. Come misuriamo lo scorrere del tempo? Il tic-tac dell'orologio. Quando diciamo che un fenomeno ha una certa durata, cosa significa? Significa dire che c'è appunto la lancetta dell'orologio che gira, o se abbiamo un orologio digitale, i numerini del display che vanno avanti, e facciamo la differenza tra due etichette temporali, cioè tra l'istante in cui il fenomeno termina e l'istante in cui il fenomeno è iniziato. D'accordo? Questo è quello che chiamiamo durata del processo. Quindi facciamo la differenza tra due valori dell'etichetta T. Anche in questo caso, numericamente, cioè quantitativamente, la valutazione della durata di un processo dipende, cioè non solo la simultaneità, ma anche la durata di un processo dipende da chi lo osserva. Non è più un invariante. Immaginate questo esperimento. Siamo all'interno dello shuttle. C'è un astronauta che decide di fare questa semplice esperienza. Prende una lampadina, quindi una sorgente di luce, e un ricevitore a fianco della lampadina e posiziona uno specchio a distanza d dalla lampadina, quella che volete voi, non ha importanza. E misura, costruisce questo orologio ideale che misura il tic-tac dell'orologio e il tempo di andata e ritorno della luce che rimbalza, che si riflette nello specchio. Cioè ogni tick è un'andata e un ritorno, okay? Misura quell'intervallo temporale. È piccolo ma è misurabile. E dice, questo, la luce per andare e tornare dallo specchio ci impiega tot secondi. Nessun problema. E misura, quanto vale questo intervallo temporale? Beh, sarà la strada percorsa dalla luce, due volte la distanza perché fa un'andata e ritorno, diviso la velocità della luce C. Ok? Osserviamo lo stesso fenomeno da terra. Supponendo che lo shuttle sia in moto rettilineo uniforme verso destra con una certa velocità v. D'accordo? Cosa vediamo da terra? Beh, da terra noi osserviamo la luce che fa un tragitto molto più lungo. Perché? Perché mentre la luce va avanti e indietro dallo specchio, lo shuttle si sposta verso destra, quindi in realtà noi osserviamo la luce che parte da questa posizione. Rimbalza nello specchio quando lo specchio è in questa posizione e ritorna al ricevitore quando il ricevitore è in questa posizione.
Quindi percorre questi due tratti, che sono più lunghi di D. Prima faceva solo andata e ritorno, D più D, 2D. Ma adesso fa un tratto che è il doppio di questo, cioè due volte, teorema di Pitagora, D più il cateto orizzontale è la metà strada che lo shuttle percorre nel tempo in cui la luce va e viene. Supponete che il tempo di andata e ritorno sia delta T, allora la base, diciamo, di questo triangolo isoscele è V per delta T. E invece se prendo la metà, questa è l'altezza del nostro triangolo, la semibase è V per delta T, mezzi. È facile calcolare S, dove il cateto verticale è D, quindi D alla seconda. Quello orizzontale è la metà della base del triangolo, quindi è V delta T mezzi, per cui riesco da qui a dedurre, a ricavarmi, sostituendo il percorso S, quindi l'ipotenusa del mio triangolo rettangolo, vale C delta T mezzi, perché questo tratto viene percorso a velocità C. Quindi la lunghezza sarà velocità della luce per tempo trascorso. Delta T, vi ripeto, è il tempo di andata e ritorno, quindi per percorrere l'ipotenusa fa delta T mezzi, ci impiega delta T mezzi, quindi C delta T mezzi al quadrato vale V, velocità dello shuttle per delta T mezzi al quadrato, più D alla seconda. Raccogliamo il fattore comune, spostiamo i termini con delta T a sinistra e dividiamo per il coefficiente delta T e poi prendiamo la radice quadrata. Ok? È chiaro quali sono i passaggi? Qui, lo ripeto, qui non facciamo altro che mettere in gioco il teorema di Pitagora. Il tratto percorso dalla luce lo ricavo tenendo conto del fatto che sì, la luce va in avanti, ma va anche di lato, perché il mio specchio si sposta lateralmente. Okay? Quindi fa un percorso più lungo. Di conseguenza, il tempo impiegato dalla luce per andare allo specchio e tornare indietro, visto nel sistema di riferimento del tizio che sta a terra, è più lungo di quello misurato dal tizio che sta sullo shuttle. Ed è più lungo di questo fattore, 1 fratto radice quadrata di 1 meno v quadro su c quadro. Quindi i due sistemi di riferimento, pur osservando lo stesso processo, misurano durate diverse. Si dice che i tempi si dilatano, perché delta T è più grande di delta T0. Questo delta T0 prende il nome di tempo proprio. La differenza, attenzione, tra tempo o durata di un fenomeno e durata o tempo proprio è la seguente. Un processo, un fenomeno, si dice che è stato misurato in tempo proprio quando misuro un intervallo temporale tra fenomeni che avvengono nella stessa posizione. Torniamo nel sistema di riferimento dello shuttle. Qui la durata tra i due tic del mio orologio, cioè tra la partenza della luce e il ritorno della luce, misura due processi. Invio la luce e rilevo il segnale di ritorno che avvengono nella stessa posizione. Quindi la coordinata spaziale è la stessa. Quando misuro un intervallo temporale tra due fenomeni che avvengono nella stessa posizione, parlo di tempo proprio. Nel sistema di riferimento invece del tizio a terra, l'emissione del segnale luminoso e la sua ricezione avvengono in posti diversi, separati da una distanza L. 2L anzi, quindi non è più un tempo proprio. I due intervalli temporali, quello osservato sullo shuttle e quello osservato da terra, hanno durate diverse. E la differenza è tanto più grande, come potete vedere, quanto più la velocità di relativa tra un sistema e l'altro è più vicina a quella della luce. Al limite, se V, qui invoco l'aiuto della matematica, al limite in cui limite sinistro di V che tende a C di questo fattore, diverge, ho una divergenza.
Quindi tanto più un oggetto è veloce, tanto più il tempo nel suo sistema di riferimento rallenta. Questa è una cosa che vedremo anche un pochino più avanti. Per adesso è fondamentale che percepiate questo. E questo a che cosa è dovuto? Torniamo un secondo indietro. È chiaro che se la velocità della luce è la stessa, velocità così intendiamo, distanza percorsa diviso tempo impiegato. Se la velocità è la stessa, ma nel sistema di riferimento del tizio a terra percorre più strada, vuol dire che deve metterci più tempo. Perché se allungo il percorso, devo allungare anche i tempi se la velocità è uguale. Di conseguenza, la durata del processo, invio la luce, ricevo la luce, non è la stessa nei due sistemi di riferimento. Il sistema di riferimento dell'osservatore solidale con la Terra, la durata è più lunga, viene dilatata. Ok? Quindi a parità, per una data misura, delta T nel sistema dell'osservatore a terra, il tempo passato sullo shuttle è più piccolo, passa meno tempo. È difficile credere a questo, per questo Einstein non ebbe mai il premio Nobel per la relatività. Perché scardinare questa concezione è stato molto difficile. A e B, non c'era alla sua epoca la tecnologia necessaria a verificarlo sperimentalmente. Una delle prime verifiche sperimentali di questo fatto è infatti degli anni 40, 36 anni dopo la pubblicazione dell'articolo sulla relatività, ad opera di un italiano, Bruno Rossi, probabilmente uno dei più grandi esperti mondiali sui raggi cosmici. Che cosa sono questi curiosi aggeggi? Lo spazio è permeato di particelle molto veloci, che sono prodotte dai fenomeni tipici dell'astrofisica degli oggetti stellari. Il Sole ne produce tantissimi, quando muore una stella se ne producono altrettanti. E queste sono particelle, normalmente particelle elementari, cariche elettricamente molto veloci, particelle relativistiche, le quali colpiscono, noi siamo continuamente colpiti da questo sciame di raggi cosmici e l'atmosfera ci scherma un pochetto. Quando arrivano queste particelle in alta atmosfera, si producono a cascata, cioè per decadimento, per interazione con la materia di cui è fatta l'atmosfera, altre particelle. Una di queste, per esempio, è il muone, il quale, le particelle sono instabili, durano un certo tempo, dopo quel periodo di tempo decadono, cioè si trasformano in altro, cambiano di natura. E una di queste particelle prodotte dall'interazione tra raggi cosmici e atmosfera si chiama muone e ha questo tempo di dimezzamento. Cioè, se io prendo una popolazione di n muoni, dopo 1.5 in 10 alla meno 6 secondi, statisticamente ne ho la metà. Cioè metà sono decaduti. Non sono più muoni, sono altro. Ok, queste particelle, quando vengono prodotte in alta atmosfera, diciamo una quota normalmente di circa 5 km, grosso modo, viaggiano a una velocità che differisce da quella della luce del 5 per 1000. Quindi sono particelle altamente relativistiche, sono molto vicine alla velocità della luce. Hanno una velocità che in unità di C è 0.995 volte C. Okay? Quindi, prima di decadere, possono percorrere uno spazio L, che è la loro velocità per il tempo di dimezzamento, che è circa 500 metri. Okay? Quindi, da quando si formano, a quota di 5 km circa, a livello del suolo, subiscono circa 10 dimezzamenti, quindi si riducono di un fattore 2 alla 10. Quindi per ogni 1024 particelle che si formano a 5 km ne arriva una a terra. E quindi dovrebbero essere fenomeni, cioè misurare i muoni sulla superficie terrestre dovrebbe essere molto raro, perché questi vengono abbattuti dal loro stesso dimezzamento. Di fatto non è così. Ok? Io quando ero studente
di astronomia all'università, uno dei problemi più grossi nel fare una foto di un oggetto stellare molto lontano era che dovevi usare un tempo di esposizione lungo, perché è molto debole. Ma questo era un problema, perché se io tengo aperta la fotocamera per più di mezz'ora, nella mia fotografia ho un sacco di tracce, proprio una cosa fotografica. Sulla lastra fotografica si trovava un sacco di cose che rovinano la fotografia. Quelle sono le tracce dei raggi cosmici. Quindi i raggi cosmici sono un problema anche sulla superficie terrestre. Per quale ragione? Perché in realtà i raggi cosmici vivono molto di più di quanto non prevederebbe la previsione classica. Questo calcolo è fatto rispettando Newton e Galileo. In realtà, nel mio sistema di riferimento, quello diciamo del fotografo fissato a terra, io vedo i muoni viaggiare a questa velocità, quindi nel mio sistema di riferimento la loro vita media non è più tau zero, ma è tau zero moltiplicato per 1 diviso radice di 1 meno di 4 su c4. Cioè vivono almeno 10 volte di più. Quindi hanno un solo dimezzamento, quindi di quei 1000 che si formano a 5 km, quindi arrivano a 500. Ecco perché mi rovinano la fotografia. Solo che, ripeto, questa verifica, che è una delle prime storicamente dell'effetto di dilatazione dei tempi, ha dovuto aspettare 35 anni. 36. Okay? Quindi la lunghezza del percorso possibile per i muoni prima di dimezzarsi va corretto per l'effetto relativistico. Quindi diventa 10 volte più grande di quello che non sarebbe se non ci fosse la dilatazione dei tempi. È chiaro? Un po' di nomenclatura. Normalmente, ci sono diverse occasioni, la velocità delle particelle o degli oggetti che tratteremo nell'ambito della teoria della relatività viene espressa in unità di C, come prima abbiamo espresso la velocità dei muoni come 0.995C. Il rapporto tra la velocità e C prende il simbolo beta, cioè la velocità dell'oggetto in termini di C. Quindi beta, attenzione, è un numero puro, che è un rapporto tra grandezze omogenee. Il fattore di dilatazione temporale, cioè il rapporto delta T su delta T0, prende il simbolo gamma. Gamma si chiama fattore di Lorentz o anche fattore di dilatazione temporale. In questo contesto viene 1 su radice di 1 meno di 4 su C quadro, cioè 1 fratto radice di 1 meno beta quadro. Solo nomenclatura, solo alcuni simboli che prendono il significato di altri, perché così è più semplice scriverlo. D'accordo? Uno dei primi, delle prime obiezioni a questa previsione è il paradosso dei gemelli, di cui avete sicuramente sentito parlare. E non è altro che un'applicazione della dilatazione temporale. Immaginate due, qui ci sono due gemelle, chiedo scusa, avevo usato un disegno di una ragazza, ma va benissimo lo stesso, siamo di ampie vedute. Il paradosso delle gemelle. Ho due ragazze nate nello stesso giorno, quindi hanno biologicamente la stessa età. Finché non decidono, una delle due decide di fare un viaggio, sale a bordo dell'astronave, viaggia, diciamo, a come i muoni, a un valore di beta circa 0.995, per, diciamo, 2 anni e mezzo nel suo sistema di riferimento, cioè la ragazza che sta sullo shuttle misura sul suo orologio 2 anni e mezzo. La sorella gemella che sta sulla Terra non vede che passano 2 anni e mezzo, vede che passano 25 anni, perché nel sistema di riferimento della Terra il tempo è dilatato di un fattore gamma che è 10. Quindi quando la viaggiatrice torna, le due gemelle sono biologicamente di età diverse. I processi biochimici della viaggiatrice sono diversi. La viaggiatrice ha vissuto 2 anni e mezzo, quella che non ha viaggiato ha vissuto 25 anni e questo biologicamente lascia una traccia, non è indifferente. Ok? Allora, dov'è il paradosso? Ok, ma se ci sono domande?
Ma se questo succede, attenzione, al ritorno della gemella, chiamiamo quella che rimane ferma A e l'altra che viaggia B, al ritorno di B sulla Terra, le confronto, quale delle due ha vissuto di meno? B, quella che viaggia. Quale delle due ha vissuto di più? A, quella che è rimasta sulla Terra. Ma allora ho contraddetto tutto. Allora ho autodistrutto la teoria. Perché? Perché ho un semplicissimo esempio davanti in cui posso stabilire chi si muove e chi no. Qui ho oggettivamente un modo di distinguere chi ha viaggiato e chi no. Quindi posso rilevare il moto assoluto. Ciccia, tutto va sul mus, per dirla con un giro di modo di dire. Quindi mi sono autocontraddetto. Ecco il paradosso. È così? Ah, è chiaro che non è così. Ma perché non lo è? Il paradoxa, in greco, contro l'opinione, il buon senso. Perché questo è contro il buon senso? Cioè questo non contraddice minimamente i discorsi fatti fino ad adesso. La cosa è abbastanza sottile. È difficile risolvere questo paradosso se non si ha molta relatività alle spalle, quindi però qualche buona idea magari potrebbe anche venire. E certo, nel sistema di riferimento della Terra, la Terra è ferma. La Terra vede lo shuttle che va avanti 2 anni e mezzo, torna indietro e per chi è sulla Terra sono passati 25 anni, questo è oggettivo. Sì, però noi abbiamo qual è il conquibus? Gemella A e gemella B. Chi ha viaggiato? È certo, ha viaggiato solo la B. Allora so chi delle due ha viaggiato, basta che guardo qual è quella più vecchia. Quella più vecchia è quella che non ha viaggiato. Quindi ho modo di rilevare il moto assoluto. Perché non è così? Che cos'è che rende le due gemelle di età fisicamente diverse, biologicamente diverse, in tutti i diversi che potete immaginare, senza contraddire il principio di relatività? Quanto siamo? Siamo quasi alla fine? Boh. Sembra magari il fatto che la gemella che sta viaggiando si vede ferma, quindi vede la terra e andava più dietro. Questa è un'ottima idea, però questo lo vedremo tra un attimo, forse nella settimana prossima. Però sei sulla buona strada. Riflettete un secondo, come faccio a confrontare le due gemelle? Sì, però qui non è così, non ce n'è un terzo. Quasi, forse, beh, non posso darti torto. Se torna sulla Terra, come fa la gemella che viaggia a tornare indietro? Ecco la soluzione del paradosso. Per tornare indietro, lo shuttle, l'astronave su cui viaggia la gemella B, si ferma. E inverte la velocità, non è più un sistema inerziale, è l'accelerazione che distingue i due sistemi. Qui sto misurando l'accelerazione. Un sistema in realtà è accelerato e l'altro no. Quello su cui viaggia l'astronauta è un sistema accelerato perché per un certo periodo viaggia in una direzione a velocità costante, d'accordo, ma poi si ferma, subisce un'accelerazione. E poi torna indietro, subisce un'altra accelerazione. E quindi la velocità relativa sì, cioè la velocità assoluta non riesco a rilevarla, ma l'accelerazione sì, l'abbiamo visto già quando abbiamo studiato la relatività galileiana. I due sistemi, le due gemelle, sono di età diversa. Perché? Perché una ha vissuto costantemente in un sistema inerziale e l'altra no.
Quindi il presente è definito per quello che è, io vedo la sua luce, cioè nel momento in cui io sono una luce, il mio presente. No, le due differenze cronologiche si misurano. Ed è stato misurato oggettivamente. Questo ancora più tardi era dei raggi cosmici, questo negli anni 70. Un gruppo di ricercatori ha costruito una set di orologi atomici molto precisi, e uno l'ha tenuto fermo a terra e uno l'ha fatto girare su un aeroplano attorno alla terra, quindi l'ha messo in moto, per capirci, e i due tempi, quando tornati all'aeroporto, hanno confrontato la scritta digitale sui due orologi, era diversa. L'orologio stato che era sulla Terra ha segnato un tempo più lungo. Gli orologi che hanno viaggiato avevano un tic-tac diverso. Qui però attenzione, va detta una cosa, l'effetto sul tic-tac dell'orologio misurato da Huffley e Keating non è un effetto dovuto alla sola accelerazione relativistica, cioè la sola velocità relativistica, quello del famoso gamma di prima. C'è anche un'altra componente ancora più importante, che la vedremo però più avanti, nell'ambito dell'attività generale, quella che si occupa di sistemi di riferimento non inerziali. Perché? Perché c'è sì l'effetto dovuto alla cinematica relativistica, quello di prima, il gamma volte delta T0, ma ce n'è un altro effetto ancora più importante, che è quello dovuto al campo gravitazionale. Qui, anche se non si muovono l'uno rispetto all'altro, orologi che sono soggetti a gravità diverse hanno tempi diversi. Però questo lo vedremo più avanti. Anche la gravità ha effetto sullo scorrere del tempo. E di quello va tenuto conto per avere i calcoli corretti. Però di fatto i due set di orologi, quello sull'aereo e quello sulla Terra, segnavano tic-tac diversi. Cioè il tempo scorreva in modi diversi. Se non fosse così, il GPS non funzionerebbe. GPS è un acronimo che sta per Navistar GPS. È un sistema di posizionamento dovuto a satelliti di oggetti sulla superficie terrestre, Global Positioning System, prodotto dalla Marina Militare Americana negli anni 60, grosso modo. Ora, quando i fisici sono andati dai militari e hanno detto: guardate che se volete un sistema affidabile dovete tenere conto degli effetti relativistici, se no non vi funziona, non gli hanno creduto. Hanno prodotto quindi per prova due elettroniche diverse nei satelliti di test. Una teneva conto degli effetti relativistici e l'altra no. Quella che non teneva conto degli effetti relativistici sbagliava la posizione di diversi chilometri, quindi era totalmente inutile. Attualmente il sistema GPS tiene conto delle equazioni relativistiche e ha un'incertezza di qualche metro. Senza gli effetti relativistici ha un errore di diversi chilometri, per cui è totalmente inutile. Quindi, anche, ve lo dico lo stesso, anche se non dovrei dirvelo, domanda classica da orale di esame di Stato, in questa stanza che cos'è? Fammi un esempio di qualcosa che funziona grazie alla relatività. Ce l'abbiamo in tasca tutti i giorni. Se voglio che questo mi guidi a un indirizzo che non conosco, uso il GPS, senza relatività non arriverei mai a destinazione. Continuiamo la prossima volta.